Ciao a tutti, io sono Gianni, bentornati qui sul mio canale per questo nuovo video tutorial nel quale oggi vedremo insieme come replicare l'innovazione più importante che è stata introdotta da Google con la sua Google TV su qualunque altro dispositivo simile e quindi indifferentemente che si tratti di una Fire TV Stick oppure di un TV Box Android, sia Android TV che Android puro e quindi praticamente qualunque prodotto partendo dalla più costosa Nvidia Shield, passando dal Mi Box di Xiaomi fino ad arrivare a tutti gli altri TV Box cinesi che nel corso del tempo abbiamo imparato a conoscere molto bene qui sul canale. Detto questo, come al solito, prima di proseguire, vorrei gentilmente chiedervi, se volete vedere altri contenuti di questo tipo, di farmelo sapere iscrivendovi al canale, commentando, condividendo e mettendo un mi piace al video, in modo che il maggior numero di persone possano vederlo. E poi vi invito anche ad unirvi al gruppo Telegram del canale, così da rimanere aggiornati sulle novità future. Detto questo, l'innovazione più importante introdotta da Google con la sua nuova Google TV, almeno dal punto di vista grafico, è l'aggregazione nella home page dei contenuti provenienti dai servizi di streaming ai quali siamo abbonati, il che naturalmente permette di avere il tutto a portata di mano senza dover entrare di volta in volta nelle varie applicazioni, cosa che ovviamente permette sia di non sprecare tempo nella ricerca e quindi contemporaneamente di avere una migliore esperienza utente. Vi dicevo qualche secondo fa che la stessa cosa si può ottenere anche su tutti gli altri dispositivi installando un'applicazione che consente di raggiungere lo stesso risultato e la cosa bella è che al momento questo servizio è completamente gratuito, non propone annunci pubblicitari ed inoltre se usate una Fire TV Stick è interamente usabile con il telecomando in dotazione oppure con il controller di gioco per cui non c'è assolutamente bisogno né di installare il mouse toggle né tantomeno di collegarne uno via Bluetooth. Inoltre questa applicazione è presente direttamente su qualunque store, non c'è bisogno di installare niente di terze parti. Oggi io per il tutorial ho dovuto sceglierne uno e come vedete userò la Fire TV Stick che molto probabilmente è la più popolare, ma lo stesso procedimento è applicabile, si può replicare per tutti gli altri dispositivi che vi ho elencato qualche secondo fa. Per cui la prima cosa da fare sarà entrare nello store e quindi nella Fire TV Stick dovremo dalla schermata principale scorrere verso l'alto e poi verso sinistra fino a trovare la lente della ricerca dove digiteremo Just Watch App. In modo che come risultato dovremo trovare questa icona con testo giallo su sfondo blu, che ovviamente è l'applicazione che ci interessa e che quindi installeremo. Al termine dovremo naturalmente aprirla, di modo che come prima cosa si aprirà questa finestra dove potremo selezionare i servizi di streaming ai quali siamo abbonati. Per cui nel mio caso posso scegliere Netflix, Amazon Prime Video e RaiPlay, ma come vedete tra gli altri ci sono anche TeamVision e Disney Plus. A questo punto potremo cliccare qui in basso a sinistra su Inizia e come vedete l'applicazione si riempirà di contenuti che provengono dai servizi di streaming che abbiamo selezionato nel passo precedente. La cosa importante che è bene sottolineare è che nell'applicazione non c'è assolutamente bisogno di inserire le credenziali di accesso alle varie piattaforme perché come vi dicevo è solamente un aggregatore di contenuti per cui quando decideremo di guardare qualcosa verremo reindirizzati direttamente al servizio che ospita quel determinato programma e quindi anche da questo punto di vista è assolutamente sicura. E come vedete la schermata principale è molto ben realizzata anche dal punto di vista grafico, per cui qui sulla sinistra ci sono una serie di schede all'interno delle quali è possibile cercare i vari contenuti. Ma prima di mostrarvi nel dettaglio come funzionano, vorrei entrare per un attimo nelle impostazioni, da dove come vedete sarà possibile modificare la lista dei servizi di streaming, aggiungendone oppure togliendone alcuni, ma cosa più importante, scegliendo la voce account, potremo creare per l'appunto un account personale andando all'indirizzo justwatch.com/tv e inserendo il codice che vedete qui in basso.
e questo, come vedremo tra qualche secondo, ci permetterà di avere un'esperienza più completa, perché in questo modo potremo sia sincronizzare i contenuti tra i vari dispositivi, sia creare delle playlist personalizzate. Detto questo, torniamo nuovamente alla schermata principale, partendo dalla voce Home, dove come vedete i contenuti sono divisi per categorie, dove sono compresi ad esempio i più visti in Italia, le serie TV, le tendenze e molti altri generi. E più o meno per ogni film, in alto, oltre al titolo, c'è anche una breve descrizione della trama e alcune informazioni che comprendono l'anno di produzione, il rating su IMDb, il formato audio, la durata e gli eventuali limiti di età. Poi, selezionando una qualsiasi delle locandine, si aprirà quest'ulteriore finestra dove potremo vedere su quale piattaforma alla quale siamo abbonati è disponibile questo particolare contenuto. Per cui, selezionando il link, entreremo, in questo caso direttamente in Prime Video, da dove potremo effettivamente avviare la riproduzione. E lo stesso discorso naturalmente vale anche per i contenuti che sono disponibili sulle altre piattaforme, e nel caso in cui un contenuto sia presente allo stesso tempo su più servizi, potremo naturalmente scegliere da quale avviare la riproduzione. Con le altre schede che sono disponibili nel menu di sinistra potremo accedere alle novità, che come vedete sono ulteriormente suddivise per data, per cui ci sono i titoli aggiunti oggi, ieri e così via per i giorni precedenti. Selezionando invece la voce popolari potremo accedere ai programmi più visti, che come vedete possono essere a loro volta suddivisi tra film e serie TV. E anche in questo caso è sufficiente selezionare il contenuto che vogliamo vedere per accedere a quest'ulteriore schermata, da dove ovviamente potremo capire su quale piattaforma la serie è disponibile e da dove potremo anche velocemente selezionare l'episodio che vogliamo guardare. E infine l'ultima scheda contiene le playlist, ma come vi ho detto prima, per poterle creare è necessario aprire un account. E poi, infine, da qui sopra, come vedete, potremo anche fare una ricerca di tipo testuale. E con questo direi che siamo giunti al termine anche di quest'altro tutorial. Come sempre vi ricordo che per maggiori informazioni trovate tutti i link qui sotto in descrizione, dove ci sono anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e quello per iscrivervi al canale. A me non rimane altro che salutarvi e ringraziarvi per la visione. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Gianni.